Bene, buongiorno a tutti, grazie ai colleghi di essere intervenuti, ringraziamo ovviamente anche l'ASCOM che è un partner amico da tempo del club, rappresentato da Massimo Armaioli, a cui darei subito la parola, padrone di casa. Prego Massimo. Saluto velocissimo per dare il benvenuto al nuovo giocatore a Ferrara e per contestualizzare anche la location. Allora, partiamo dai ringraziamenti, innanzitutto alla proprietà per aver dato fiducia, insomma aver riconosciuto in ASCOM un partner fin dall'inizio della nuova avventura, ovviamente a Matteo Faccini, a Ferrara Store, che per primo, dal momento del coinvolgimento della società, è stato uno dei primi che ho coinvolto per una partecipazione attiva, nella fattispecie nell'organizzazione dell'area ospitalità e quant'altro. E poi per contestualizzare, dicevo, la scelta di questa location, non casuale, ha un triplice ordine di motivi. Il primo rappresenta Piazza della Repubblica, il primo esempio di contratto formalizzato, di contratto di rete, cioè proprio far squadra, per cui visto che siamo in tema. Il secondo è anche, ovviamente per Matteo era insomma, il minimo, insomma, visto che subito ha risposto all'appello alla chiamata. Un altro di ordine scaramantico, perché lo sport che se ne dica, per quanto mi riguarda, insomma, la scaramanzia è come, qui è partito quasi 4 anni fa, Matteo correggimi se sbaglio, un'altra avventura importante sportiva, sempre tinte bianco-azzurre, che è quella della SPAL, che ovviamente l'auspicio è quello di poter replicare. Dando il benvenuto a Campbell, quello che vogliamo significare è che c'è, è vero, un quintetto, una squadra che gioca sul parquet, e volevamo rassicurarlo in merito al fatto che ce n'è una che gioca con altrettanto vigore anche fuori dal campo. Ho rubato fin troppo tempo, la premessa è stata lunghissima. La parola grazie Massimo, per gli aspetti sportivi. Grazie Massimo. Dal tavolo il vicepresidente Marco Cocchi, coach Andrea Bonaccina, Fodering Campbell, neo acquista del club, e il DS Alessandro Pasi, che è stato insomma fra gli assoluti protagonisti della trattativa, a cui darei la parola per un saluto. Sì, io vi ringrazio per un fatto piacere. Aspetta un attimo. Quindi rotto un po'. Ci arrivi? Sono io? Sì. Ok, sì, scusa. No, io penso sempre, ringrazio Lorenzo per le belle parole, ma credo molto nel gioco di squadra, quindi one man show non è nel mio credo di vivere e interpretare il basket nella quotidianità. C'è sempre una squadra, non c'è un idolo, un personaggio, un beniamino, c'è la squadra che vince o perde. Poi, quindi io ho fatto il mio, ovviamente il ringraziamento vero va fatto ad ASCOM, alla proprietà, ai partner commerciali, che sono coloro che si impegnano a mettere le risorse affinché questa avventura possa proseguire nel migliore dei modi. È chiaro che Fodering è qua a seguito del terremoto Hall che ha praticamente portato a ridisegnare, rimodulare un po' tutti quelli che sono gli assetti, le strutture, le gerarchie. Iniziamo praticamente un giro di ritorno che è come iniziare un nuovo campionato, perché squadra totalmente diversa in tanti aspetti, totalmente diversa non nei nomi, che entra uno e esce l'altro, però il modo di metterla in campo, il modo in cui verranno distribuiti giochi, opzioni e tante altre questioni ovviamente è cambiato. Ci spostiamo, ci rafforziamo sul perimetro e sotto cerchiamo di comunque sia, insomma, di dare spazio discorsi a Molinar, discorsi già fatti prima. Un altro ringraziamento va fatto a Fodering, che è subito stato entusiasta e disponibile sia in fase pre, cioè di trattativa, sia anche dopo nel tenere contatti, nell'informarsi sulla squadra, nel gestire i rapporti col consolato o tanti altri piccoli dettagli che sono una montagna nella fase appunto del pre, cioè trattativa, poi ambasciata, consolato, visto. Ieri siamo stati dopo a fare visite mediche superate con esito positivo, test atletici oggi pomeriggio, comunque il giocatore è idoneo, è tesserato in tempo utile, sembra anche quello, ma non è una passeggiata, fare tutto
abbastanza in fretta. E poi niente, il ragazzo è qua, è un ragazzo del quale posso assicurare l'assoluta qualità umana in termini di, appunto, sì, di persona. Ieri scherzando abbiamo fatto un paio di battute su quello che è stato il nostro di 10 anni fa, la nostra stagione a Rieti, dove lui, appunto, mi ero anche scordato che mi ricordava che è stato un anno in albergo, e per dire, no, che quella è stata una stagione di Big Member One Year in Out in Rieti. Yeah, yeah. I do. Può sembrare quell'anno lì, dove ci fu una salvezza insperata a scapito della Fortitudo, un anno che vale 10, proprio perché un giocatore che sta un anno in albergo può dare un'idea, no? Non è neanche un picco di tutto quello che ci sarebbe da raccontare, però a lui è servito per fare una grande carriera da professionista, perché 10 anni in giro per l'Europa a massimi livelli, è un giocatore duttile, è un giocatore intelligente, è un giocatore umile. Si è ingrossato molto rispetto da rookie, era molto più secco, più gracilino, però vabbè, fa anche quello parte dell'evoluzione, e non so cos'altro dire, se avete domande particolari a me per queste cose che vi ho illustrato. Se avete domande per Alessandro, intanto poi dopo dovremmo fare la fine magari. Sì. Ok? Allora, intanto grazie Alessandro, società più volte citata, società oggi rappresentata dal vicepresidente Marco Cocchi. Prego Marco. Semplicemente un ringraziamento per l'ospitalità, sicuramente diamo un benvenuto al nuovo atleta, al nuovo giocatore, chiaramente ci aspettiamo un apporto importante da lui, ma è il motivo per cui è stato scelto e selezionato nel giro di poco tempo. E diciamo che l'abbiamo fatto, insomma, perché avevamo ottime referenze da parte del nostro direttore sportivo, e anche il curriculum, insomma, parla per lui. Speriamo che le nostre aspettative siano ripagate, e ci attendiamo, insomma, un inserimento in breve tempo, anche perché è necessario che ovviamente entri immediatamente nell'organigramma in maniera veloce e importante, perché abbiamo bisogno, insomma, supporto fin da domenica. Quindi grazie a lui, grazie ad Ascom, grazie al titolare di Ferrara Store, e direi che possiamo sentire da Andrea Bonaccini quello che si aspetta effettivamente sul campo da questo nuovo ingresso. Insomma. Ecco, grazie Marco. Chi lo era da oggi pomeriggio sarà proprio coach Andrea Bonaccini, a cui dare la parola. Prego Andrea. Chiaro che quando hai un terremoto come quello di Michael, la prima cosa che ci siamo detti è, in maniera concorde, è stata: non possiamo pretendere di sostituirlo tecnicamente con un giocatore dalle sue qualità. Abbiamo deciso di riassettare la squadra, promuovendo Molinaro con i ranghi di 4 titolare, e quello che cercavamo sugli esterni era un collante e un facilitatore di gioco che potesse agire nelle tre posizioni dall'1 al 3. E da subito Follarin ci è sembrato l'uomo giusto, con le sue doti di leadership e la sua capacità di essere utile in molti aspetti, dal playmaking al gioco spalla canestro e sulle due metà campo. Quindi ci hanno colpito anche le sue spiccate doti a livello difensivo, di rimbalzista, quindi a 360 gradi un giocatore che potesse darci una mano senza snaturare già l'impianto di squadra che fino a qui aveva prodotto ottime prestazioni. E quindi, insomma, è stato il primo nome che Ale ci ha proposto, e insomma ha trovato subito la sintonia e l'accordo di tutti, e quindi, insomma, abbiamo subito dato là la trattativa, che Ale è stato bravo a svolgere in tempi rapidissimi, e insomma vi assicuro che, come ha detto lui, non è assolutamente un caso, ma è un vanto per noi avere un giocatore già la prima di ritorno in campo, quindi, ed essere riusciti ad avere, diciamo, soltanto una partita senza il sostituto di Mai. Quindi quello che ci aspettiamo da Follarin è che possa essere, appunto, un collante a 360 gradi in attacco e in difesa, che ci possa dare, anche con l'esperienza che ha accumulato in questi anni d'Europa, quella spinta e quella stabilità a livello offensivo e difensivo che spesso ci è mancata a livello di dettagli, che ci è
costato qualche finale punto a punto, ma quando arrivi a fare un finale punto a punto vuol dire che ci sei e che arrivi a giocartela, ed è il punto da cui eravamo sicuri di ripartire, cioè da un gruppo sano che non ha bisogno di salvatori della patria, che non ha bisogno di one man show o di realizzatori puri o di giocatori che vengono qua per fare statistiche, ma di giocatori affamati che puntellino l'ossatura di un gruppo sì giovane, ma che ha dimostrato di essere valido, sano e soprattutto di non mollare mai. E quindi ci attende ora, come ha detto Ale, un nuovo campionato. La fortuna, bravura e l'equilibrio del girone ci consente di partire praticamente 0-0, di non dover andare di rincorsa, ma di poterci basare solo sulle nostre forze. È da qui che vogliamo ripartire fin da domenica. Bene, dopo con il coach parleremo un attimo ovviamente della partita contro Treviso. Adesso insomma farei parlare ovviamente anche Follarin. Ale, se vuoi tradurre magari. Guarda, meglio che Andrea è più bravo di me. Se vuoi tradurre sicuramente. Come volete. Io sì, tradurre. Ok, allora. Va bene. Coach, traduci tu. Allora, benvenuto Follarin intanto. Insomma, prima domanda, insomma, che cosa ti aspetti, ecco, da questa seconda parte di campionato a livello personale e a livello anche ovviamente di squadra. Welcome in Ferrara. First of all, what do you expect from yourself on this part, the second part of the season, and what can you do for the team? What are your feelings and your expectations for this journey? Well, first off, I'm excited to be here. My goal is just to help the team win, whether it's creating for others or creating for myself, or you know, defensively, just doing whatever it takes to help the team win. I'm at a point in my career where that's all that matters right now. So that's what I'm here for. Dice che lui è qui per aiutare la squadra a vincere in qualsiasi cosa ciò significhi, in ogni aspetto. Se ciò significa creare per se stesso e quindi dare una mano in chiave realizzativa, oppure creare per i compagni, oppure essere utile nella metà campo difensiva in tutti i suoi aspetti, dai rimbalzi e quant'altro. Quindi insomma è quello che ha cercato sempre di fare nel corso della sua carriera ed è quello che cercherà di fare anche qui, perché è ciò di cui ha bisogno la squadra. Un'ultima per me, poi dopo lascio la parola ovviamente ai colleghi. Quanto insomma è stato importante anche il fatto di conoscere Alessandro, che l'ha avuto, si diceva prima, Rieti, di conoscere anche Tommy Fantoni, con cui ha giocato a Casale e anche suona. Quindi quanto è stato importante questa cosa per la sua scelta di venire a Ferrara? How was important in your choice, knowing how GM Pasi and knowing Tommy Fantoni from your previous experiences in Italy? It made a big decision. Just the stuff that I've been through with Ali and Rieti, and also playing with Thomas, we won the championship in Casale, even though I was an insurance player, but that experience, it helped a lot, you know what I mean? It built a chemistry, just practicing with him every day, and we played a couple games, so it helped a lot, and I know we can do it, you can do the same thing here, you know, the experience helps a lot. Dice che è stato importante perché certe esperienze come un anno a Rieti al primo anno da rookie non si dimenticano, e l'anno a Casale, nonostante fosse un insurance guy, cioè un americano di scorta per così dire, è stata importantissima nell'aiutare la costruzione della chimica di una squadra vincente come quella che ha vinto il nostro campionato quell'anno, ed è quello che cercherà di fare arrivando qui, cioè contribuire a una chimica di squadra che è fondamentale per raggiungere gli obiettivi, che in questo caso per noi sono vincere le partite che ci condurranno alla salvezza. Grazie, comincerei con le domande dei colleghi. Prego, ragazzi. Campbell, nice to meet you. Nice to meet you. And a first look to the team. What do you think about your teammate after one day in Ferrara? Only one day, but what do you think about the team? We haven't practiced yet. I'm excited about tonight. I see like we have a lot of young guys mixed with older guys, so I mean I know the younger guys are going to bring energy, and I know the older guys are there just to match that intensity and also bring that experience as well, so it is going to be exciting. Dice che chiaramente non si è ancora allenato, quindi è molto eccitato l'idea di farlo stasera, sicuramente guardando il roster
è sicuro che la componente giovane della squadra porterà un sacco di energie che i senatori, i senior, così dire, riusciranno a pareggiare queste energie e portare quell'esperienza necessaria a far sì che appunto la chimica di squadra risulti vincente. Come si sente fisicamente? Comunque si sarà sicuramente tenuto allenato in questi mesi, però insomma qual è il suo livello secondo lui di condizione? How is the conditioning level? How is the feeling about your physical shape? Being without the court for a while. Physically, I feel good. Obviously, I haven't played 5-on-5 since actually the summer, so these practices are going. Every practice means a lot for me, and but physically, I feel good. I'm strong. I'm healthy. So, like I said, I'm just excited and ready to get on the court. And you know, I know Sunday emotionally everything will be good. So it'll be fun. Dice che chiaramente è stato molto onesto nel dire che non ha giocato un 5 contro 5 dall'estate, quindi però si sente innanzitutto in buone condizioni fisiche, sano, in ottima forma fisicamente, e quindi non vede l'ora di allenarsi, e tutto sarà anche emotivamente a posto domenica, perché insomma ha grande voglia di misurarsi, di tornare in campo. Volevo dire magari due parole ai tifosi, insomma, che magari ha già conosciuto su internet, magari qualche messaggio l'ho già ricevuto, e domenica insomma li abbraccerà per la prima volta, ecco, contro Treviso. Couple of words for your new fans. Forza ragazzi. Ci sono altre domande per Follery o per gli altri ovviamente protagonisti della conferenza? Ma io chiedevo qualcosa magari per la partita. Sì, ecco, sì, parliamo ovviamente anche della partita, quindi Francesco, prego. Riguarda Treviso, appunto, una squadra che arriva ferita da due sconfitte consecutive, e che forse proprio per questo, dato anche il valore comunque oggettivo dell'avversario, può creare qualche problema in più a livello emotivo. Sicuramente il peggior momento della stagione per incontrare Treviso, dopo due sconfitte e dopo anche il taglio, la risoluzione consensuale con Waynes. Questa cosa responsabilizzerà sicuramente tutti gli altri componenti del roster di Menetti, in primis gli altri esterni, Imbro e Barnett, su tutti, da cui mi aspetto una prestazione maiuscola. In più hanno la fortuna di avere un collante come Uglietti, che può giocarli dall'1 al 3 sugli esterni, e mi aspetto quindi una squadra agguerrita, una squadra appunto ferita, che cercherà dalla palla 2 di venire a imporre il proprio ritmo difensivo. Tutta la settimana sui giornali tutti gli addetti ai lavori trevigiani, dal coach ai giocatori, hanno parlato di difesa, hanno parlato di cercare di mettere una pezza degli inizi di partita soft che hanno avuto nell'ultimo periodo, nelle vittorie e nelle sconfitte, quindi ci aspettiamo un approccio arrembante di Treviso alla partita dal punto di vista difensivo, e ci aspettiamo che vengano ad attaccarci nella nostra area, servendo tessitori e cercando di imporre la propria taglia fisica maggiore in ogni ruolo, e noi ci stiamo preparando per provare a rispondere colpo su colpo da questo punto di vista, perché Treviso, con la grande capacità che ha di muovere la palla, è una squadra che se la fai giocare ti ammazza. Se invece riesci a impedire questa loro circolazione di palla molto buona e l'esplicarsi di questa loro grande qualità nei singoli, allora te la puoi giocare, puoi avere una chance, specialmente in casa. Ma per noi, Treviso a parte, la cosa più importante sarà dare una risposta al nostro pubblico, perché siamo reduci dai peggiori 20 minuti casalinghi, sicuramente da quando sono io a Ferrara, probabilmente. E quindi la prima cosa, vogliamo dare una risposta in termini di atteggiamento e in termini di cuore e di approccio alla partita, difensivo soprattutto, e di intensità. Poi il punteggio e il tabellone lo guardiamo dopo, ma sentiamo una grande responsabilità nei confronti della città e dei nostri tifosi, perché reduci da insomma una peggior parte di partita casalinga della stagione, dobbiamo rispondere presente, punto, lo dobbiamo alla nostra gente e a noi stessi prima di tutto, e vogliamo farlo al di là dell'avversario, che in questo caso sarà il peggiore dopo la Fortitudo, cioè Treviso, però insomma vogliamo che sia essere che siamo noi stessi a contare prima degli altri, vogliamo darci un'altra volta un segnale di presenza emotiva dentro la partita, e farlo in casa, insomma, con l'arrivo di un giocatore nuovo ci dà tanta adrenalina e tanta voglia di essere presenti. E,
Prego. E proprio per questo anche a livello è parlato difensivamente, contate su voi stessi, una squadra che ha detto vi porterà sotto canestro, voi che invece fate del tiro da tre punti un'arma abbastanza efficace con cui insomma cercate anche di portare a casa il risultato. Sì, intanto vogliamo partire da quello che siamo riusciti a fare a Ravenna, cioè tenere una squadra che viaggia a più di 80 punti di media come l'ora sì, sotto i 70 praticamente, se escludiamo i due tiri liberi a tempo ormai quasi scaduto di Gandini. E quindi vogliamo partire da lì, dalla nostra solidità e dalla nostra intensità. Insomma, vogliamo essere solidi, appunto, e performanti da questo punto di vista in attacco. Il tiro a tre punti e le nostre percentuali spesso ci hanno dato una mano, però in questo riassetto della squadra inevitabile che cercheremo in questa prima parte del girone di ritorno di mettere sul campo, non vogliamo che sia un singolo aspetto del gioco, ma vogliamo venire fuori come collettivo, appunto, ed è il motivo per cui Follari ci sembra l'uomo giusto, cioè un uomo che faccia da aiutante, da facilitatore per gli altri, perché non dovremo, se crediamo di salvarci venendo fuori coi singoli ci sbagliamo di grosso, perché non siamo assolutamente la squadra per farlo. Deve venire fuori il collettivo, deve venire fuori la nostra capacità di giocare insieme, la nostra lucidità nei dettagli, nei momenti importanti, che fino a qui in attacco non sempre ci ha premiato in termini di gestione dei possessi e di lucidità nei momenti importanti. Sicuramente il tema delle palle perse è uno, insomma, cruciale, e ci stiamo lavorando, lo facciamo all'inizio stagione, abbiamo grande fiducia nei nostri giocatori e sicuramente il test contro una squadra che ti stritola difensivamente come Treviso sarà molto probante da questo punto di vista. Grazie a tutti. A voi. Grazie.